Nardelli questa mattinata di domenica, perché una troupe inglese è venuta qui al pozzo di Vincenzo Tiberio, nella casa dove lui visse. Siamo venuti a scoprire perché una troupe inglese si interessa al pozzo di Tiberio. Che cosa c'entra la musica con il pozzo di Tiberio? Seguite il servizio. Con Rosa Dumilla non si riesce proprio a valorizzare questo reperto storico che abbiamo, forse uno dei pochi, ad Arzano. Allora, è un problema politico più che culturale, perché la cultura arzanese ha tanto e questo è uno dei reperti, forse il suo gioiello migliore. Io da medico sono orgogliosissima che qui ci sia stato quello che probabilmente è il padre della penicillina. Oggi dall'Inghilterra una nuova trasmissione, una nuova riconoscimento a questo nostro concittadino. Speriamo che le nuove forze politiche arzanese nel recupero del centro storico, iniziando da un gioiello così meraviglioso, poterne farne una biblioteca, una ludoteca, un incontro per i giovani. Ha tante prospettive e tante possibilità di impiego questa area. Basta volerlo. È sempre un'emozione vedere quel cancello che si apre, sembra entrare nella storia. Sembrerei di parte, però posso dire che la persona che ha rilevato questa proprietà l'ha sempre amata e ha sempre aperto il cancello a tutti quelli che l'hanno richiesto. Perché si ama il centro storico, però poi si è costretta ad andare via, perché non è molto vivibile. Giustino Aruta, professor Giustino Aruta, che da anni si interessa della storia locale, una semplice domanda: per chi vengono da Londra per il pozzo di Tiberio, mentre da noi è completamente dimenticato negli ultimi anni? Ecco, questa è una domanda brusca, perché effettivamente noi, prima io, ma prima di me il dottore Salvatore De Rosa si è adoperato per rivalutare la figura e l'opera di questo grandissimo scienziato, che addirittura 34-35 anni prima di Fleming ha scoperto la penicillina. E ci si è adoperati, che ho seguito le tracce del dottor De Rosa, ho cercato di proporre al mondo intero. Addirittura ci sono stati dei documentari sulla RAI che abbiamo promosso, che abbiamo cercato di diffondere, insomma la RAI l'ha diffuso, ma qua tutti dormono, è una cosa veramente sconfortante, perché questo si può dire che è il patrimonio dell'umanità, la penicillina, perché grazie a questo si è riuscita a salvare milioni di vite. Però ecco, noi all'epoca, io in persona, ho cercato di stimolare le istituzioni a che qui si facesse una succursale della facoltà di medicina, e quindi da poter valorizzare questo posto. E adesso, adesso viene addirittura da Londra, da Bristol, questo signore che evidentemente ha saputo questa cosa strabiliante, che prima di Fleming ad Arzano un certo Vincenzo Tiberio ha scoperto la penicillina. Con Alberto Bona, vicino al pozzo di Vincenzo Tiberio, dove nasce il connubio tra questo pozzo e il mandolino? La domanda è: dove nasce questo? Sono venuto a scoprirlo, quindi adesso mi sento rassicurato che forse c'è una connessione, perché tra le muffe che esistevano nel pozzo, che hanno fatto scoprire di fatto l'antibiotico, penso ci sia la chiave di lettura simbolica del mio progetto, che è la riscoperta e la rivalorizzazione di questo strumento magnifico che è il mandolino. Tutto il mondo vedrà il pozzo di Tiberio e del mandolino.
Esatto, questo è un po' il concetto, far scoprire quello che non si conosce o comunque che conoscono pochi. E mi sembra giusto che il progetto aiuti alla divulgazione e alla rivalorizzazione di questo luogo che ha un interesse storico e culturale di indubbio merito. Grazie Alberto, in bocca al lupo per questo Grazie, progetto. grazie.